Per me è un'esperienza. Siamo nel castello di Poppi, la notte del 31 ottobre 2015. Per un evento unico. Nessuno poteva immaginare di trovarsi qui in questo momento con questa atmosfera. L'unico che probabilmente se lo poteva immaginare era Dante, che ha avuto delle immagini meravigliose che noi abbiamo seguito in qualche modo, perché Dante scrive, descrive, vive delle emozioni e delle situazioni che sono davvero visibili, ce le racconta, ce le fa immaginare, e quindi il lavoro che abbiamo cercato di fare è quello di stare in qualche modo un pochino dentro a questo testo e farne uscire degli aspetti che potevano essere svelati in vari momenti, in varie situazioni. Sicuramente il lavoro è stato quello di non raccontare, non essere troppo didascalici e descrittivi, al contrario, farsi guidare da quello che i versi e le emozioni che riescono a trasferire già ci fanno vedere, vivere. Il lavoro è stato diviso in sezioni, una parte immaginando degli ostacoli da superare e poi anche delle emozioni più liberatorie, più celesti, usiamo questo colore.